Allora, siamo qui al Trofeo d'Aquano, Ussi Campania, giornalisti contro Puglia, e naturalmente ci sono anche i tifosi Cuta, e abbiamo due grandi campioni, hanno giocato con tantissime squadre in Serie A, fra cui ci ricordiamo Del Vecchio con la Samp e Nicola con, Mova con il Napoli, quindi citiamo le due squadre che più ci ricordiamo. Allora, questa partita, Nicola, com'è andata? Va bene, a parte il risultato, però è una bella partita, un'ottima occasione per ricordare i giornalisti, per incontrare persone e amici di tanti trascorsi come Antonio Guido, come Gennaro, che ci si incontrava sui campi. Ultimamente abbiamo smesso, ci si incontra più poco, quindi una bellissima manifestazione, una bellissima giornata, un'occasione per giocare, per divertirci. Poi il risultato è sempre secondario quando si tratta di giocare queste partite. Ricordiamo che i giornalisti, cioè quelli che vi hanno criticato, quindi adesso le grandi soddisfazioni vederli giocare e fare le brutte figure. Bravo, Gennaro. Le grandi soddisfazioni sono dirgli che non si reggono in piedi, no? Ma a parte gli scherzi, come dice Nicola, sono giornate straordinarie queste, neanche a farlo apposta, condita da un bel sole. Approfittiamo per omaggiare Alberto Daguanno, che è stato un grande giornalista, e comunque si fanno anche delle nuove conoscenze. Io ringrazio tutti voi che ci avete ospitato alla grande. Mi fa veramente piacere far parte in queste situazioni e in queste occasioni, perché bisogna unirsi e bisogna far sì che le giornate di sport aiutano a crescere a tutti quanti noi. E ripeto, come dice Nicola, il risultato a parte, è stato un gran piacere rivedere anche Nicola e tanti altri amici, anche se giornalisti, ma ognuno fa il suo lavoro, quindi va bene tutto. Perfetto, noi dobbiamo ringraziare anche il comune, il sindaco e l'assessore di Aviano Irpino, Gambacorta e l'assessore Manganiello. L'ultima cosa, facciamo anche una piccola domanda su questa Serie A. Allora, come vedi questo Napoli quest'anno? Può vincere quella famosa cosa che non diciamo che cosa per superstizione? No, diciamo, vediamo, la cosa superstiziosa è secondaria, nel senso che vediamo un grande Napoli, un Napoli che sicuramente sta esprimendo un ottimo calcio, è la ma maggiore antagonista della Juventus in quanto riguarda questi ultimi campionati dove la Juve l'ha fatta padrone. Non a caso siamo in cima alla classifica e dobbiamo cercare di rimanerci il più possibile per far sì che si possa accadere questo e sognare questo traguardo. Penso che Napoli debba mantenere questa continuità che ha dimostrato in questi gironi di partite per queste prime 5-6 partite, per tutto l'arco del campionato. È sempre stato l'handicap del Napoli. Se dovesse sfatare anche questo ennesimo record nell'anno di record, penso che si possa veramente ambire a questo famoso cosa che non diciamo, ma che noi vogliamo dire perché ci dobbiamo credere, ci vogliamo credere all'ambizioso scudetto. Napoli che veramente diverte, tu voglio dire, hai giocato in Serie A per tanti anni, è una squadra che veramente comunque riconcilia con il gioco del calcio. No, è la massima espressione in Italia, è Napoli, lo dicono anche gli addetti ai lavori, allenatori anche di altre squadre. È normale che bisogna evidenziarlo questo, perché fa veramente un gran bel calcio. Ogni partita del Napoli non è mai noiosa, quindi complimenti al Napoli, complimenti al mister Sarri, scusate. E poi, scudetto o meno, io penso che alla lunga, se il Napoli continua ad mantenere questa mentalità e continuerà a crescere anche con gli acquisti ogni anno, come sta facendo acquisti mirati, io penso che il Napoli prima o poi si toglierà la grande soddisfazione. Naturalmente qui in Lussi Campania con Lussi Puglia, prima di tutto, prima di parlare di questa partita, del trofeo d'Aquano dedicato a questo grande collega che purtroppo ci ha lasciati troppo giovani, dobbiamo ringraziare la giunta comunale di Aviano Irpino con il sindaco Campacorta e l'assessore Manganiello, veramente hanno dato una grande disponibilità. Ma fra le altre cose ci sono stati anche degli sponsor che sono il caseificio Lo Conte, il pastificio Incontro e Pompeo Auto. Io naturalmente voglio ringraziare di cuore, perché senza il loro contributo non ci si poteva svolgere questa partita, che è in effetti un evento molto importante per la stampa nazionale del Lussi, perché è un incontro dedicato al collega, come dicevo, Daguano. A conclusione di questa manifestazione, un doveroso omaggio. Sì, vogliamo dare un omaggio del Lussi della Campania e anche ai colleghi del Lussi della Puglia, agli amministratori locali che ci hanno ospitato. Con noi ci sono due testimonial delle nostre squadre, due fuoriquota, due calciatori che hanno calcato i campi dei professionisti, che sono Nicola Mora e Gennaro Del Vecchio, che ci fanno. Ah, ed è c'era aggiunta anche Sansonetti, che ci ha fatto penare, uno di quelli ci ha fatto penare oggi. Comunque, questo è il crest. Il comune oggi rappresentato dall'assessore Raffaele Lipizzo e il consigliere Antonio Santosuosso. E allora, questo è il crest della stampa sportiva della Campania, e ringraziamo per Siamo l'ospitalità. grati di avervi avuto qui con noi. Siamo stati felici, siamo stati benissimo. Grazie, e a presto, quindi organizzeremo un evento ancora più importante di vecchie glorie. Bene, c'è il collega della Ussi della Puglia che vuole fare un analogo. Questo... Buongiorno.
Questo è un gagliardetto vincente con la Campania, perché noi ricevemmo quello smaldone, il vostro, l'antico gagliardetto, e adesso ricambiamo la gentilezza. Grazie per l'ospitalità. Grazie a voi per aver scelto Ariano per questa bella manifestazione, sperando di avervi qui anche in futuro. Ma con piacere, anche qualche quadrangolare, noi saremmo pronti a venire senza... Potremmo immaginare di fare una sfida contro noi amministratori, insomma, visto che qualcuno riesce ancora a giocare a calcio, quindi insomma, lanciamo questa sfida. Almeno per noi sono rappresentate tutte le maggiori testate, sia a livello regionale sia a livello nazionale. Appunto, quindi possiamo pensare a qualcosa di beneficenza e quindi immaginare una cosa del genere. La caratteristica di essere al centro del ragionamento tra la Campania e la Puglia. E oggi avrebbe dovuto essere con noi anche la Calabria, che purtroppo all'ultimo momento non è riuscita ad assemblare la squadra. Avreste avuto un triangolare del sud, ma veramente di grandissimo livello. Oltre ai saluti nostri, cioè, ci sono anche saluti dell'assessore allo sport Mario Manganiello e del nostro sindaco, che è impegnato fuori Italia in delegazione a Bruxelles. Che ringraziamo. Grazie. Grazie. Io volevo dire una cosa molto.